Andrea Vannucci, io confesso che l'ho visto sorpreso, perché secondo me Andrea Vannucci non si aspettava di un successo del genere, perché mi ha detto fuori dal microfono, c'era veramente tanta gente. Sì, c'era veramente tantissima gente, pensare che siamo a metà luglio e la città non è che si sia svuotata, perché insomma c'è ancora tanta gente a lavorare, però ecco, vedere gente sui lampioni a una partita tutto sommato amichevole, anche se poi nessuna delle due squadre aveva... Tanto amichevole non era, alla fine. Esatto, nessuna delle squadre voleva assolutamente perdere. Insomma, è stata veramente una risposta da parte della città straordinaria. Non l'avrei detto, forse quando è partita l'idea sarebbe stato forse da visionario immaginare un successo di questo tipo. Poi nel corso delle settimane, dei mesi di avvicinamento all'evento, sì, perché era tanto il tam-tam, era tanta la voglia di giocare a basket al Piazzale Michelangelo, sui social non si parlava d'altro, e in questi giorni fondamentalmente io sulla barriera di Facebook non ho che foto del Piazzale Michelangelo con ganci cielo, stoppate, insomma, bambini che giocano a mini basket, insomma. Organizzazione, c'era un grande clima, c'era organizzazione bella dell'Associazione Firenze per la Pallacanestro, fatta bene con l'aiuto di tante società. Tommaso Romoli e Tommy Paoletti si sono impegnati tantissimo, anche con l'aiuto di tanti collaboratori. Che segnale viene lanciato, Andrea, oggi? Un segnale bello, un segnale forte, un segnale che facendo squadra realmente si possono ottenere grandi risultati con la palla a spicchi, perché questo è veramente un risultato di tutta la Firenze del basket, perché c'era veramente praticamente, non so, tutto il basket fiorentino rappresentato, sia in campo che sulle tribune, non si può dire, insomma, a fare il tifo, tanta partecipazione. Penso che realmente meglio di così non potesse andare, ecco, come comune di Firenze, come amministrazione comunale. Siamo convinti che questi siano gli eventi che fanno bene, 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 bene allo sport, perché quando si riesce a rendere un connubio così bello tra lo sport, la partecipazione e i luoghi meravigliosi che la nostra città ci regala, non possiamo essere non felici, entusiasti. L'ultima battuta, a mio avviso oggi è iniziata una tradizione che dovrà andare avanti e migliorare nei prossimi anni. Che penso che dopo oggi, dopo ieri, dopo l'altro ieri, sia durissima non rifare lo Star Game l'anno prossimo, e francamente non vedo un motivo uno per non rifarlo, quindi penso anch'io che se la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco, la passione, perché questi tre giorni fondamentalmente sono un inno alla passione per il basket, rimarranno quelli di quest'anno, sicuramente questa tradizione prenderà piede, e l'appuntamento fisso di metà luglio al Piazzale Michelangelo sarà con, non si può dire che parquet, però insomma, diciamo così, col basket.